Ciao ragazzi, oggi scopriamo insieme il laboratorio a ruota libera a pagina 14 del fascicolo dei laboratori del manuale del Cregrest. Due ruote, un telaio e la forza muscolare. La bicicletta, il primo mezzo di trasporto che abbiamo guidato. Dalla sua comparsa fra le strade di Parigi a fine 800 è diventata un soggetto per diversi artisti che l'hanno rappresentata. Per i futuristi è simbolo di velocità e dinamicità spaziale. Boccioni, Balla, De Pero ne descrivono il movimento nelle loro tele. Marcel Duchamp ne usa soltanto una parte. Crea ruota di bicicletta, un ready-made assemblato con ruota e sgabello. Pablo Picasso, per creare la sua testa di toro, unisce sella e manubrio, fino alle giganti installazioni di Oldenburg. Impossibile non inserire in questa lista uno dei capolavori del neorealismo italiano, Ladri di biciclette, l'importante film diretto da Vittorio De Sica. L'artista giapponese Kaz Oshiro, che lavora e vive a Los Angeles, ha pensato di coinvolgere dei bambini fra i 6 e i 10 anni per la realizzazione di una grande opera d'arte astratta collettiva e per realizzarla ha utilizzato delle biciclette. In queste performance, i bambini sono chiamati a lavorare direttamente con l'artista e imparano a maneggiare strumenti inusuali per dipingere. Fra questi, l'oggetto utilizzato più straordinario è proprio la bicicletta, attraverso la quale diventa possibile schizzare il colore su una tela. Prendendo ispirazione dall'artista giapponese, utilizzeremo colore, ruote e biciclette. Sono questi i tre elementi fondamentali che ci serviranno durante il laboratorio. L'obiettivo finale è quello di creare un unico grande lavoro che presenti diversi strati di colore. Per realizzare al meglio il laboratorio, naturalmente, serviranno alcuni materiali. La più importante è sicuramente la nostra bicicletta. Non preoccupatevi, non deve essere nuova, anzi, se è vecchia e un pochettino consumata, meglio ancora. Dei pneumatici, dei copertoni, che potete recuperare facilmente da un gommista. Dei fogli a tre, che poi dovranno essere uniti con dello scotch di carta. Della tempera acrilica. Pennelli di diversa misura, delle vaschette dove rovesciare all'interno il colore, una semplice spugnetta per lavare i piatti, un vecchio ombrello, un cavalletto per bici per tenere sospesa la ruota posteriore. Come ultima cosa vi servirà una striscia di tessuto non tessuto che potete tranquillamente sostituire con un lenzuolo bianco oppure con una striscia di carta. Per il nostro laboratorio avremo bisogno di uno spazio all'aperto, abbastanza grande e dove qualche macchia di colore lasciata sulla superficie non sia un problema. Ricordatevi, ci si sporcherà un po', vestitevi con un abbigliamento adeguato. Per cominciare, copriamo il pavimento con un cellophane. E fissiamolo con dello scotch in modo che non si muova. Prendiamo dei fogli a tre e disponiamoli al centro per creare un'unica grande superficie bianca. Chiediamo ad ogni bambino di scegliere la ruota e il colore che preferiscono e con una spugna imbevuta di tempera ricopriamo tutta la superficie del battistrada. Ogni bambino indirizza la ruota verso un altro compagno che si posiziona all'estremità opposta del grande foglio. Non fermiamoci al primo lancio, possiamo cambiare colore e ruota. Fino a quando la superficie non sarà interamente ricoperta da tracce colorate. Nella seconda parte del laboratorio proveremo a dipingere stando in sella a una bicicletta. Per lo sfondo avremo bisogno di un telo di TNT, ma va comunque bene anche un rotolo di carta o un lenzuolo bianco.
Prendiamo la nostra vecchia bicicletta, mettiamola a una distanza di circa 50 cm dal telo. Posizioniamo la ruota posteriore su un cavalletto in modo da renderla stabile e sospesa. Assicuratevi che i punti di attacco siano ben agganciati. Per una maggiore sicurezza potete rafforzare i supporti legandoli al telaio con del filo di ferro. Scegliamo ora un colore, rovesciamolo in una bacinella e diluiamolo con un po' di acqua. Una volta trovata la consistenza giusta, versatelo sulla ruota posteriore. Posizionatevi sulla bici, avremo bisogno di due aiutanti. Il primo terrà un ombrello all'altezza della sella in modo da proteggervi dagli schizzi. Il secondo terrà la ruota fra le gambe in modo da renderla più stabile. E ora pedalate! Fatto il primo schizzo, spostate leggermente la bici e scegliete un nuovo colore. Sgommata dopo sgommata, questo è il risultato finale. Una serie di schizzi di colore che hanno ricoperto interamente la nostra tela. Ora tocca a voi realizzare la vostra opera d'arte astratta. Buona pedalata!